Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura, le regole da rispettare nelle vacanze natalizie. Il governo ha infatti chiarito quanto disposto al decreto Natale, soprattutto per quanto riguarda spostamenti fra comuni, cenone e chiusura degli esercizi commerciali. E sempre in tema di emergenza sanitaria, il nostro punto sui comuni vesuviani, dove continuano a diminuire i positivi giornalieri e ad aumentare le guarigioni. Passiamo ora alla cronaca con i carabinieri che hanno svolto un'importante operazione contro un clan locale di Napoli, sequestrati beni per circa 1 milione di euro. La beneficenza non si ferma con l'emergenza sanitaria. A Torre del Greco la Socorara ha lanciato una raccolta fondi e il ricavato andrà all'Unitalsi e all'associazione Gli Occhi di Claudio. In chiusura la scuola con i bambini dell'Istituto Falcone Scauda di Torre del Greco che hanno imparato i rudimenti di robotica e informatica grazie al progetto STEM 2020 e all'aiuto di un particolare robottino. Questo e molto altro nei nostri servizi. Nei 10 giorni rossi, durante le feste di Natale, sarà possibile andare a trovare parenti e amici, sempre nel limite massimo di 2 persone, oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono, anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa regione. È quanto precisa Palazzo Chigi nell'aggiornamento delle FAQ sul sito del governo. Lo spostamento è consentito una volta al giorno tra le 5 e le 22. Nei giorni indicati con l'arancione durante le feste di Natale, 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile per chi risiede nei comuni sotto i 5.000 abitanti spostarsi tra le 5 e le 22 anche in un'altra regione, sempre però entro i 30 km alla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia. Si sottolinea che sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Chi si trova fuori regione potrà comunque rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Allo stesso modo sono consentiti gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, senza distinzione tra giorni e orari. Per quanto riguarda l'apertura degli esercizi commerciali, fino al 23 dicembre 2020 rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla. Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano invece le nuove disposizioni previste al cosiddetto decreto Natale. In particolare, nei giorni festivi e prefestivi 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le zone rosse. Negli altri giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le zone arancioni. Sono 21 le nuove guarigioni, di cui una da regime ospedaliero, registrate ieri a Torre del Greco. Certificati anche 23 casi di positività al Covid-19, di cui uno in regime ospedaliero e i restanti 22 in isolamento domiciliare. Comunicati inoltre 3 decessi. Si tratta di due soggetti classe 1959 ed un soggetto classe 1944. Muta dunque il bilancio dei contagi a Torre del Greco. 40 cittadini ospedalizzati, 281 in isolamento domiciliare, 2011 guariti e 61 deceduti. Sono 5 nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre Annunziata. Al contempo si registrano anche 11 guarigioni. 191 i cittadini attualmente positivi, 179 posti in isolamento domiciliare e 12 ricoverati. Sale a 1.313 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.094 guarite e 28 decedute.
Nel corso della mattinata a Marano, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca di una cooperativa, una società, nonché un appartamento e due locali commerciali, già sottoposti a sequestro preventivo in quanto riconducibili, attraverso intestatari fittizi, ad esponenti di spicco del clan Polverino, condannati per associazione di tipo mafioso. In particolare le indagini patrimoniali hanno permesso di documentare la riconducibilità di fatto della società e della cooperativa a tre affiliati a sodalizio, i quali reimpiegavano i capitali illecitamente accumulati nei circuiti imprenditoriali del settore edile e della distribuzione alimentare e ricostruirne l'intero assetto patrimoniale, per un valore complessivo di 1 milione di euro. Assocora lancia una raccolta fondi per supportare le classi della popolazione più in difficoltà. Pur non potendo organizzare la Charity Night, una tradizionale serata di beneficenza, l'associazione ha voluto comunque dare un contributo in un momento così difficile. È da ormai 7 anni che l'Assocora l'organizza nel periodo di Natale, una festa di beneficenza. Questa festa ha il duplice scopo, quello di stare insieme, divertirsi, amici, colleghi e familiari, e non solo, soprattutto quello di fare beneficenza. L'anno scorso abbiamo raccolto circa 11.000 euro con la vendita di 350 biglietti e grazie anche e soprattutto a una mano degli sponsor. Quest'anno, per continuare questo percorso, pur non potendo fare la festa, quindi togliendo la parte ludica, abbiamo comunque voluto fare una raccolta fondi, sempre da destinare in beneficenza. E per questo motivo abbiamo aperto un conto corrente dedicato, il cui ricavato verrà devoluto interamente alle due associazioni, Unità al Sitore del Greco e Gli Occhi di Claudio, due associazioni che non solo nel periodo di Natale, ma tutto l'anno, 365 giorni l'anno, sono vicino agli ultimi. La somma raccolta sarà destinata all'Unità Alsi e all'associazione Gli Occhi di Claudio. L'Unità Alsi è un'associazione che facciamo durante l'anno tantissime attività, ovviamente quest'anno per motivi che già conosciamo, abbiamo fatto un altro tipo di attività, cioè abbiamo sostenuto le famiglie in difficoltà attraverso appunto generi alimentari, e questo l'abbiamo fatto grazie alla generosità di tantissime persone, gente comune, ma soprattutto tante associazioni come l'Asso Coral. Noi con gli amici dell'Asso Coral sono un po' di anni che loro, ecco, ci sostengono. E ripeto, grazie a queste persone noi riusciamo ad avvicinare tante famiglie, altrimenti veramente non sarebbe possibile, perché è una situazione veramente drammatica. Quali i futuri appuntamenti con l'Unità Alsi? Allora, noi quest'anno siamo stati completamente fermi anche con i pellegrinaggi a Lourdes, quindi noi speriamo di riprendere le attività con i pellegrinaggi a Lourdes, di avvicinare gli amici appunto in carrozzina, perché ripeto, noi facciamo questo tipo di volontariato. Ovviamente dobbiamo aspettare che tutto finisca, perché questa pandemia veramente ci ha bloccato tutto, ogni situazione, quindi noi speriamo di riprendere con i pellegrinaggi e con le nostre attività, diciamo, il più presto possibile. La didattica a distanza ha caratterizzato purtroppo questo anno scolastico. Tante le problematiche, a partire dal divario tecnologico che separa molte famiglie. Molti alunni hanno avuto difficoltà a reperire e utilizzare l'attrezzatura necessaria per i collegamenti virtuali. In alcuni casi, però, questa necessità si è trasformata in un'occasione per avvicinare i più piccoli alle nuove tecnologie. Il caso del progetto STEM 2020, che ha coinvolto i bambini della scuola Falcone Scauda di Torre del Greco. Anche da casa gli alunni hanno potuto conoscere ed apprendere i rudimenti di informatica, programmazione e robotica, grazie agli esperti dell'Associazione Paidea di Napoli. Un divertente e rivoluzionario robot, guidato dai bambini con semplici comandi, anche a distanza e tramite app, ha fornito un approccio reale al futuro dell'istruzione. È molto intelligente e interessante. Ci sono 3 funzioni, free, ed e app. Questa modalità, la modalità free, ci permette di creare il nostro algoritmo a partire da semplici comandi: vai avanti, vai dietro, vai a sinistra e vai a destra. Edu è la seconda funzione e si gioca con 2 tabelloni, uno di colore blu e uno giallo. La modalità app ci permette di
permette di comandare il nostro robot tramite questa applicazione. Sono carico e pronto a giocare. Programma selezionato. Esplorazione. Premi le frecce colorate per creare una tempesta di colori. Poi oppure premi i pulsanti per disegnare. Mi sono divertita molto con il robottino Mind e anche a utilizzare Scratch. E grazie che abbiamo provato. Mi è piaciuta questa esperienza perché diciamo, ho imparato molte cose che non le sapevo, programmare, presentare. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione@tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto. Io vi lascio a domani con nuovi servizi.